degli eretici, dedicato a tutti gli eretici, e se ce ne sono qui è dedicato anche a voi. Eretico significa fare una scelta, eretico significa non accettare il dogma, non accettare che qualcuno ti dica è così, punto e basta. No, non punto e basta, si va avanti e mi spieghi perché è così. Ed ecco perché io stasera non vorrei tanto concentrarmi sugli eretici, quelli religiosi come Giordano Bruno, Girolamo Savonarola, Giovanna d'Arco e altri con la G, ma voglio soffermarmi su quelli scientifici, ovvero su Galileo Galilei. Anche quando andavo a scuola il professore diceva oggi lezione su Galileo Galilei. Cosa si sa di Galileo Galilei? Si sa che aveva due genitori burloni che si chiamavano Galilei di cognome e l'hanno chiamato Galileo. Ma si sa anche che ha inventato delle cose bellissime in termini scientifici. Per esempio lui era convinto, ed è risultato vero, che il sole fosse fisso e la terra gli girasse intorno. Soltanto che al clero non andava bene questa scoperta, e allora lo misero davanti ad un bivio: o bruciare in pubblica piazza o rinnegare tutte le sue scoperte. Lui era un grande scienziato, magari non un grandissimo uomo, e optò per rinnegare. Ma cosa ci è rimasto di Galileo oggi? Noi. Lo dico per chi non lo sa. Lo dico per chi non lo sa, a Firenze, se vi capita andate a visitarlo, è vero, non sono un millantatore, a Firenze, nel Museo della Scienza di Firenze, è custodito dentro un'ampolla di vetro un dito di Galileo. E secondo voi, di tutte le dita che potevano estrarre da questo cadavere, pensate un po', forse non sapevano che sarebbe diventato un insulto, ma noi non lo prendiamo come un insulto, lo prendiamo come un monito di Galileo alle generazioni future. Avevo ragione io! Perché la verità è un dito! E noi stasera eseguiremo una grande verità! Che entri il ditone di Galileo! Galileo uomini in pecora, con i lupi se ne va, senza remora, priva di identità, uomini di regola, della cui regola e obbedire come un vero clan. Pastori cani li guidano tra le tappe, temono il dito di Galileo tra le grappe, fogliano menti barricate, quali grappe, e non le mettono al corrente, come l'ampe. Devo superare le mie diffidenze, via, Museo della Scienza di Firenze, spranghe, pezzi annodati come pezze, sono inside man come me. Colpo del secolo, di colpo tra secolo, ho rubato un dito, sei pronto per l'esodo, sarai libero, mai più medio ego col dito medio di Galileo, nel di dietro portiamo il dito medio di Galileo. Diventato un mito per alcuni come Crunigeo, oggi tutti a pecora con i culi nell'apogeo, abbassano i pantaloni, sollevano il pareo, non fa sosta la supposta posta, gente genuflessa dalla parte opposta, lo sbatte basta e non batte cassa, come con una salta esposta, la verità brucia come candeggina, ma vedi qua noi abbiamo vaselina, battere di tequinati, prima di rimanere fuori da prenotazione in Argentina, una falange là ti fa la crosta, già, qualcuno ti dirà che sei apposta, trama, prendi sapere nello sventere, è meglio dell'esame della prosta. Andiamo al dito medio di Galileo, voglio sentire le vostre voci, portiamolo alla testa del conteo, portiamolo alla testa del conteo, nessuno sarà più chiamato papero, nessuno sarà più
amico, fu più pittello io tenente mio. Se la chiesa ti ha messo all'indice, beh, che male c'è, tu la metti al medio. Le tue percore si fanno male, chi se ne frega se si fanno male. Vedi quanti cui puoi penetrare, tu che prima li vedevi con la cultura parrocchiale ha del cute corte, ma tu vuoi forte fai passi.